Bella gazzettari, ben ritrovati un nuovo episodio del Botta e Risposta, la mia rubrica nella quale vado a rispondere ad alcuni dei commenti ricevuti nel corso della settimana da parte vostra, voi iscritti al canale. Quindi prima di iniziare col primo commento, come sempre vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su per supportare il mio lavoro, fatto di video quotidiani per voi, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi tutti i video che escono con cadenza giornaliera, ma soprattutto ragazzacci la live del venerdì che alle ore 9 ci terrà compagnia tutto il 2022. Non scordatevelo, venerdì alle 9. Sigla e si parte! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Primo commento di Luca Macri che mi dice: complimenti per il tuo canale e il tuo lavoro, sei bravo. Grazie Luca, ti seguo da un po' e tranquillo, mi sono iscritto al tuo canale e ti metto sempre il like, fai bene. Però secondo me stai pompando un po' troppo Hamza Chimaev. Se non sbaglio ha solo 4 incontri in UFC. Ora, per carità, è forte, molto forte, ha uno score di 10-0, però contro gente non di primo livello, cioè quindi fatti con gente non di primo livello, adesso finalmente vedremo il lupo contro un top 5, se non erro Gilbert Burns, che è comunque il terzo in classifica. Sarà il primo vero avversario di enorme spessore per Hamza Chimaev e lì vedremo quanto è forte e onestamente non vedo l'ora. PS, Marvin vs Robert è fantastico. Allora Luca, tanto per incominciare ti ringrazio per i complimenti come sempre e ti dico che sto dando parecchio spazio a Hamza Chimaev per due motivi fondamentali. Primo motivo, perché la divisione dei welter secondo me è bloccata in questo momento e quindi un nome nuovo carico di hype potrebbe un attimo rimescolare le carte. Secondo, perché è vero come dici te che ha fatto poche vittorie in UFC, comunque con atleti non di altissimo livello, il più forte era quel Li Jinglian che era un top 15. Però rimane il fatto che oltre a vedere il numero di vittorie bisogna anche vedere come queste vittorie sono arrivate e le vittorie di Hamza Chimaev sono state davvero davvero mostruose. Ha rotto record come per esempio quello di numero di colpi subiti nei primi 4 incontri in UFC, è riuscito a concludere tutti gli incontri in maniera molto spettacolare, molto efficiente e soprattutto mostrando un livello di dominanza sull'avversario davvero davvero elevatissimo. Quindi il test con Jim and Burns sarà sicuramente un banco di prova testante e non sei l'unico ad aspettare questo incontro, credimi, perché siamo davvero in tantissimi che vogliono vedere il lupo ceceno nuovamente in azione sul ring. Poi chiaramente per Marvin contro Robert quello sarà un incontro fondamentale per The Italian Dream e in caso di vittoria potrebbe davvero rigenerarsi e potrebbe davvero puntare in maniera ancora più concreta alla cintura dei medi. Prossimo commento, Christian Emiliani, che mi dice in riferimento al mio video su Adesanya nei massimi leggeri Usman nei medi, ragionamento molto sensato visto che nelle loro attuali categorie sembrano non avere rivali, perlomeno Usman, ma anche Adesanya ha un fisico perfetto per i medio massimi e lì se ne vedrebbero delle belle. Christian, esattamente d'accordo con te, io ritengo che entrambi siano molto dominanti nelle loro divisioni e che entrambi nel caso decidano di rimanere rispettivamente nei welter e nei medi porterebbero a una specie di azzoppamento delle rispettive categorie, perché al momento escluso Hamza Chimaev sia per la questione welter sia per la questione medi io non vedo nessun altro medio che ha reali chance prima dell'incontro di portarsi a casa la cintura contro Adesanya, nemmeno Marvin sinceramente, e per reali chance vi dico che ha più del 50% di possibilità di battere il campione. Ancora peggio per quanto riguarda i welter, ragazzi, perché secondo me Usman ha già dimostrato ripassando i piani alti della categoria più volte e lo abbiamo visto con Burns, l'abbiamo visto con Covington, l'abbiamo visto con Masvidal, lo vedremo a breve con Edwards e con tutti gli altri componenti della categoria, che praticamente è super dominante e l'ha fondamentalmente bloccata. Quindi, vi ripeto, un salto per Usman nei medi, un salto per Adesanya nei medio massimi, secondo me sarebbe quel qualcosa che ci serve. Oppure, ragazzi, la definitiva esplosione di Hamza Chimaev, che potrebbe rimescolare le carte in entrambe le divisioni.
Prossimo commento, Andrea T, che mi dice: John e GSP sono i veri GOAT, chi è intelligente non guarda il 29-0. Ovviamente in riferimento al mio video su Khabib nella Hall of Fame della UFC, dove vi avevo chiesto: Khabib è il fighter perfetto, Khabib è il GOAT. Allora, rispetto ovviamente il tuo punto di vista, Andrea, anche perché parliamo chiaramente di punti di vista soggettivi, perché la verità assoluta in tasca non ce l'ha nessuno. Ovviamente GSP è stato il GOAT nella sua epoca, John Jones potrebbe tuttora essere il GOAT, ma ragazzi, John Jones ha avuto un calo prestazionale molto molto elevato e un calo prestazionale che per esempio Khabib non ha mai avuto. Quindi io metterei più GSP al fianco di Khabib che John Jones, nonostante sia un grandissimo fan di John Jones, non lo ritengo in questo momento al pari degli altri due. Khabib GSP ce la possiamo giocare. È vero che Khabib, come vi avevo detto anche nel video, è sempre stato più prudente, non ha mai cercato di diventare double champ, ha sempre voluto combattere solo e esclusivamente nei lightweight, considerando il fatto che lui era almeno un welter e quindi aveva il vantaggio del peso facendo il taglio il giorno prima. Quindi è ovvio che Khabib, nell'ottenere questi risultati, si è messo in una posizione a lui favorevole, cioè quindi ha scelto non la strada facile, ma la strada più in discesa per poter raggiungere questo risultato del 29-0. Ma il discorso non è neanche tanto nel 29-0, quantomeno personalmente, ma il discorso è come queste vittorie sono arrivate. Ragazzi, dal punto di vista della dominanza, io credo di non aver mai visto nessun fighter dominante tanto quanto Khabib. Alcuni di voi mi hanno detto: ok, ha perso il round con Conor, ok, ma ragazzi, ha perso un round in carriera, tutti gli altri round sono stati dominio puro dall'inizio alla fine. Quindi secondo me questo è un aspetto che deve assolutamente essere tenuto in considerazione, ragazzi. Prossimo commento del grandissimo Masaccio Ranfagni, che mi dice, in riferimento praticamente allo stesso video su Khabib, versione opposta, e mi dice: d'accordo con te, nel corso degli anni Khabib ha dimostrato di essere un uomo con un piano ben preciso, cioè quello di segnare per sempre la storia sportiva delle MMA. Di conseguenza ha sempre praticato un'assoluta prudenza, correttissimo Masaccio, misurando le sue parole, evitando passi falsi, rimanendo nella sua zona di comfort, tra parentesi, se così vogliamo dire, pur di raggiungere il suo obiettivo, che poi era il sogno del padre. In questo senso non ha mai rischiato nel welter, forse vedendo in Usman uno dei pochi avversari che avrebbe potuto metterlo in difficoltà. Qui sarebbe interessante aprire una parentesi, perché comunque sia Usman sicuramente sarebbe stato l'avversario più temibile incontrato da Khabib nel caso quel matchup si fosse fatto, però secondo me Khabib sarebbe riuscito comunque a abbattere il muro Kamaru Usman. E continua: perché diciamoci la verità, a Khabib piace avere sempre ragione, è verissimo, ama zittire gli avversari con i suoi silenzi, e forse per questa ragione non ha mai sentito il bisogno di esibirsi dal punto di vista mediatico. Quando vinci dominando come ha fatto lui per tutti quegli anni, puoi permetterti di rimanere in silenzio. Ok, quindi Masaccio si concentrava più sulla parte nella quale io dicevo che Khabib, pur essendo un fighter fortemente dominante, non è mai veramente stato uno di quei fighter che creava hype, però diciamo che nel complesso sono totalmente d'accordo col discorso di Masaccio, che è un po' quello che vi dicevo prima, quindi piano ben preciso in mente, diventare campione, essere undefeated, undisputed, e ci è riuscito. Si sarebbe potuto prendere qualche rischio in più, mi sarebbe davvero tantissimo piaciuto vederlo nei welter, ragazzi, devo essere onesto con voi, dove gli avversari avrebbero giocato un po' più ad armi pari contro di lui. Prossimo commento, Diego Pieroni, che mi dice: Usman nei welter a Luke, Hamza Chimaev e Edwards 2. È vero, Diego. Usman Mayweather a Luke, Hamza Chimaev, Edwards 2, però ti ripeto, nonostante abbia questi tre fighter che ancora potrebbe affrontare, ora Edwards sarà il prossimo della lista, ma dubito molto fortemente che l'inglese riuscirà mai a strappare la cintura a The Nigerian Nightmare, se devo essere onesto con te. Luke lo considero un fantastico fighter, ma penso che Kamaru Usman possa avere le contromisure per fermarlo e per batterlo. Hamza Chimaev è il vero punto interrogativo, ragazzi, ma il test con Gilbert Burns ci dirà tanto, ragazzi, ci dirà davvero tanto. Per come stanno adesso le cose, per il poco che abbiamo visto, secondo me tra i tre Hamzat è quello, è il test più pesante per Kamaru Usman. Prossimo commento, Massimo RCR,
che mi dice, in riferimento al mio video su Dana White, che voleva organizzare una trilogia tra Nate Diaz e Conor McGregor, mi dice, tra due bulliti di alto livello, scelta ottimale. Magari Massimo ci è andato giù un po' pesante, però più o meno il senso, ragazzi, è quello. Sono due atleti che sono alla fine della loro carriera sportiva, due atleti che hanno scritto a loro modo la storia della UFC, due atleti che sinceramente, dopo un primo incontro vinto da Nate, un secondo incontro vinto da Conor McGregor, secondo me dovrebbero regalarci questa trilogia che rimarrebbe davvero negli annali della storia della UFC e che creerebbe un hype mostruoso dal mio punto di vista. Poi anche a livello sportivo secondo me sarebbe una cosa sensata per entrambi, perché comunque sia Conor McGregor ritorna da un infortunio gravissimo e da due sconfitte di fila con Dustin Poirier, dice di voler puntare direttamente la cintura, ma mi sembra di capire che ci siano altre persone davanti a lui per questa cintura, prima di tutti Justin Gaethje, ma poi con buona probabilità uno tra Islam Makhachev e Dariush Benail. Quindi la fila per avere una title shot è abbastanza lunga. Se lui dice di riuscire a rientrare alla fine dell'estate, inizio settembre, fine dell'estate, massimo ottobre, io preparerei un bel big match con Nate Diaz per far prima di tutto riabituare Conor McGregor all'ambiente del ring, dato che comunque sia le ultime volte che ci è sceso ha sempre fatto male e comunque è sempre stato discontinuo negli anni, ha combattuto poco negli ultimi 6 anni e quando ha combattuto male. Quindi dopo un infortunio di questo tipo secondo me dovrebbe scegliersi un rientro un po' più chill e non andare direttamente con la cintura, dato che se andasse a incontrare Charles Oliveira, dal mio punto di vista sarebbe un massacro preannunciato, ma anche se dovesse andare a affrontare Justin Gaethje sarebbe già un suicidio, ragazzi, perché il Conor che abbiamo visto adesso, già pre-infortunio, secondo me aveva poche chance con entrambi, post-infortunio ancora peggio. Quindi un rientro in grande stile, scoppiettante, con Nate Diaz, secondo me sarebbe la cosa più sensata per entrambi, sia per Conor sia per Nate, che comunque si riempie le tasche di bertoni. Ragazzi, con questo commento abbiamo concluso il botta e risposta di oggi, di questa settimana. Io vi invito come sempre a continuare a seguire i video, a commentare in massa per lasciarmi un bel po' di materiale succoso, succulente, croccantello per questa bella rubrica e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao, belli!